per il migliore acquisto di questo mercato invernale. Ah, bisogna vederlo coi fatti, piano piano, dai. Tanto alla fine quello che sarà a parlare sarà sempre il rettangolo verde, il campo. Però mi fa piacere essere tornato, essere più che altro tornato a rivivere le emozioni, quelle vere, dai. 4 punti per Gonzalo, una buona prestazione in entrambe le gare, diciamo. Ma ci voleva, soprattutto con i punti, fare i punti in questo periodo qua e nel girone di ritorno, perché sono tutti punti pesanti e partite toste. Anche oggi abbiamo visto che comunque il Biceglie, come nome, uno potrebbe dire magari che è una squadra abbordabile o che si doveva stravincere, invece poi in campo hanno dimostrato che sono un'ottima squadra sia a livello di collettivo che anche a livello, ho visto a livello qualitativo, giocavano molto bene, venivano a aggredirci ed è stata una partita molto difficile oggi. Come si fa a stare 6 mesi fuori e poi a fare due prestazioni? Ma io sono abituato da sempre, da quando è che ho iniziato, ad allenarmi sempre bene, a dare il massimo e a fare il professionista. E devo dire che mi ha aiutato molto in questi 6 mesi ad allenarmi bene, a star lì sul pezzo e me lo sono ritrovato. Ecco. Poi comunque delle volte non lo so se arrivano per caso, ma servono anche questi momenti per capire un attimino, per quantomeno ragionare e capire che si possono avere anche delle difficoltà, bisogna reagire e rialzarsi, ecco. Senti, dall'altra parte attaccavano nel suo tempo Partitino, poi è entrato Ina, velocissimo, però insomma sei riuscito a tenerli bene, anche con un fisico di esperienza, no? Vabbè, comunque loro, come ho già detto, avevano tutta gente di passo, tutta gente di qualità. Infatti io ho visto le immagini prima della partita e avevo già guardato i loro attaccanti, comunque erano tutta gente di passo, veloce, bisognava accorciare, attaccarli subito, non farli partire, perché dopo giustamente chiunque va in difficoltà, se li fai girare, ti fai puntare, è un disastro. Poi a maggior ragione io che rientro, non sono ancora al top della condizione, rientro da un periodo molto lungo di pausa. A posto. Grazie mille, buona serata, buona domenica.